Ciao a tutti. Oggi vorrei dedicare una piccola pratica a chi inizia. E soprattutto all'inizio è difficile creare una pratica personale e molti movimenti dello yoga sembrano estremi o forse sono estremi, nel senso che sono stretching del corpo, allungamenti molto intensi a cui non siamo abituati. E allora come cominciare? Da dove cominciare? Sarà una pratica breve, in modo da non affaticarsi e poterla provare e riprovare e poi passare a cose successive. E vi accorgerete che quello che sembra difficile all'inizio diventa semplice abbastanza in fretta e avrete voglia e sarete affamati di nuova pratica. Da dove iniziamo in Hodaka Yoga? Iniziamo quasi sempre da seduti. Perché? Per tornare con l'attenzione a se stessi, al respiro, all'ascolto e iniziare con movimenti di scioglimento e di mobilizzazione della schiena e delle spalle, proprio per poi entrare nella pratica più intensa col corpo già pronto. Quindi chiudi gli occhi e dedicati qualche respiro. E mentre respiri, inizia ad osservare, senza guardare, ascoltando. Come sta il tuo corpo nello spazio? Se le tue spalle collassano in avanti, se sei collassato nella zona lombare, se fai fatica a tenere le gambe aperte, puoi scegliere di avere un cuscino sotto il bacino. Senti che la schiena si allunga e così il collo. Porti le mani al torace e usi le mani come una piccola resistenza, in modo da sentire il respiro che si espande spingendo contro le mani. E poi con le mani accompagni l'espiro, sentendo la gabbia toracica che si chiude verso il centro, ma la schiena che rimane lunga. Di nuovo, respira. E prova a portare il respiro nella gabbia toracica, in modo da tenere già l'addome leggermente attivo, l'ombelico verso la colonna, in modo da non collassare sulla schiena. E creare lunghezza. Scivola poi con le mani all'attaccatura delle cosce e premi come se volessi staccarle dal busto, i gomiti vanno indietro, la schiena si allunga in avanti e scuoti, scuoti come se scodinzolassi. Il movimento all'inizio potrebbe sembrarti rigido, fai fatica a scuotere, allora immaginati il coccige che va a sinistra e a destra come un pendolo, come se avesse un piombo alla fine della colonna vertebrale. E semplicemente osserva come si modifica il respiro in questo scuotimento. Torna con le mani sulle ginocchia, arrotonda la schiena. E poi srotola. E poi arrotonda di nuovo e cambia movimento, le spalle ruotano a destra, ti allunghi in avanti, apri, torni indietro. Crei dei movimenti a spirale che chiamiamo vortice, vortex, e con questi movimenti sciogli, muovi la schiena in tutte le direzioni, indietro, in alto, di lato. Aggiungi una piccolissima torsione, una mano che fa leva, l'altra che allunga la schiena. Un respiro profondo, torna al centro, mani sulle ginocchia, arrotonda, ruota a sinistra. Allunghi, apri, torni. Ancora, sinistra. Apri, torni. E nello srotolare, ruota a sinistra.
e torna al centro. Puoi portare le mani a terra e sollevare il bacino per portarti in quadrupedia o semplicemente ruotare le gambe e portarti in quadrupedia. Ancora sciogli per un istante la schiena, arrotondi. Torni, spingi indietro, sollevi le ginocchia appena appena. Tieni le basse per ora e dedicati alla tua schiena. Spingi con le mani, allunghi la schiena. Se fai fatica a stare con le gambe sollevate, è un po' di fatica la devi fare, per cui di lavoro ce n'è, ma se è troppa per ora, un respiro profondo, appoggi le ginocchia a terra e allunghi la schiena. Se invece puoi stare con le ginocchia sollevate, resta per un istante. Ancora un respiro e poi porta la gamba destra piano tra le mani. Questo all'inizio è considerato uno dei passaggi più difficili. Può darsi che la gamba si fermi qua. E allora hai due modi. Appoggi la gamba dietro e ti allunghi in avanti. Oppure spingi indietro la gamba che sta dietro. Dopodiché porti avanti l'altra gamba. Fletti le gambe, srotoli la schiena. Ed estendi. Torni al cuore. E di nuovo arrotonda. Crea spazio nella tua schiena e forza nelle gambe. Di nuovo arrotonda, scivola verso terra. Porta indietro la gamba destra. L'appoggi piano, appoggia il ginocchio dietro a terra. Affonda col bacino. E lavora un pochino sulla mobilità delle tue anche. Arrotondi la schiena, indietro e affondi. Tieni il piede dietro puntato per creare più stabilità. Ancora, arrotonda. Affondi in avanti. Arrotonda di nuovo. Stacca le mani e piano richiama e srotola la schiena. In tutte queste posizioni di affondo, la cosa più complicata all'inizio è non lasciare andare la schiena e schiacciare la zona lombare, per cui pensa sempre coda in basso, testa che si allunga in alto. E poi torna, mani a terra, scivola indietro con la gamba sinistra in quadrupedia, porta in avanti la destra, affonda col bacino, arrotonda la schiena, vieni indietro, ancora affonda e la gamba davanti si allunga quanto puoi allungarla, puoi restare anche con la gamba flessa e arrotondare, affonda ancora e poi piano, arrotonda e mentre arrotondi stacca le mani, mento al petto, ombelico indietro in alto, stiamo rafforzando bene, addome, schiena per sostenere e allungare. Affonda fino a dove senti che mantieni lunga la schiena e non collassi sui lombi. Torna piano a terra. Appoggia le mani e scivola indietro in quadrupedia. Di nuovo, fletti i gomiti, arrotondi la schiena, torni. Fletti di nuovo i gomiti e solleva le ginocchia. Questa volta, se puoi, stendile un po' di più. Se puoi stenderle del tutto, le stendi del tutto. Arrotonda appena la schiena, di nuovo. E i talloni vanno verso terra. La schiena si allunga. Gambe distese o piegate. Prediligi la schiena lunga piuttosto che avere le gambe distese e caricare le spalle. Puoi anche aprire i piedi quanto il tappetino e tenere le gambe piegate. Verrà più facile. Torna piano, piega le gambe e di nuovo, questa volta gamba sinistra al petto e tra le mani. Come prima, se ti fermi a metà strada, ginocchio a terra.
accompagni la gamba in avanti, oppure ginocchio a terra, sposti le mani indietro. L'altra gamba, tra le mani, fletti le gambe, srotoli e sali. E piano torni al cuore. E di nuovo, apri e sali, e poi richiama e srotola e scendi. Scendi con le gambe piegate. Allunga la schiena. E dal basso, inspiri ed espiri, stendi le gambe dove puoi. Può darsi che tu le stenda completamente, può darsi che tu arrivi in un punto indefinito tra molto piegate e distese, che sarà il tuo punto di oggi e non è con le spalle che spingono. Spingi fino a dove puoi stare, di nuovo fletti, inspiri, pancia alle cosce, guardi avanti, espiri, il busto scende e le gambe si stendono dove possono, ancora in e ancora es. E poi la gamba sinistra che si allunga indietro, scende, affondi. Questa volta non appoggiare, apri il petto, torni e porti la gamba destra indietro. Gambe piegate, cane a faccia in giù. Quadrupedia, schiena che si arrotonda e poi si srotola. E si apre. Anche qua, non collassare, spingi in basso e in avanti e tieni il bacino sostenuto con il coccige che guarda in basso per ora. Punta i piedi, scivola indietro, arrotonda. E torna nel cane a faccia in giù. Gambe piegate, porta la gamba sinistra al petto e tra le mani e affonda. Torna ad appoggiare le mani a terra e torna indietro. Cane a faccia in giù, gambe distese o piegate. Può darsi che ripetizione dopo ripetizione le gambe piano piano trovino la lunghezza. Arrotonda di nuovo la schiena. Appoggia le ginocchia a terra, aprile quanto il tappetino e lasciati scivolare in balasana. Una posa del fanciullo. E qua riposi. Puoi tenere le mani davanti a te e tirare a te il tappetino, il petto che si apre, le spalle che si aprono. Oppure, se vuoi, puoi ruotare il viso da un lato e lasciare le braccia abbandonate. E respiri e stai. E poi srotolare e tornare a salire. E ti siedi. Prenditi sempre, alla fine di ogni pratica, un minuto, qualche respiro, 10 respiri. Scegli tu per Shavasana. Shavasana tendiamo sempre a evitarla se facciamo pratica da soli, ma rimane sempre la posa più importante, quella in cui ci si rigenera e ci si ritrova in ascolto con se stessi. Quindi che siano 5 respiri, 10 o 10 minuti, quanto vorrai tu, prenditi il tempo del riposo e dell'osservazione. Grazie. Namaste.